Come avevamo anticipato durante la presentazione, il tema è abbastanza ampio. A me farebbe piacere adesso ad ascoltare il generale Cinzia Gagliardi proprio per come dire, cercare di capire il rapporto con il verde che c'è nelle città e che, come dire, si integra il tessuto sia urbano che quello periurbano, quindi diciamo nel suo complesso. Sappiamo che, come dire, gli spazi verdi hanno una serie, diciamo, di caratteristiche, anche di problemi, e vorremmo capire un po' qual era questa interconnessione, queste difficoltà. Grazie. Sì, senz'altro. Buongiorno, un cordiale saluto a tutti, un saluto da parte soprattutto del generale Antonio Ricciardi, che qui mi onoro di rappresentare. E i carabinieri forestali, con la qualità dell'ambiente urbano, ecco, vediamo quale può essere la connessione, perché come mission istituzionale la nostra è una presenza che si caratterizza per di più nelle aree più lontane, più remote del paese, l'area appenninica, le aree montane, quelle aree particolarmente fragili anche dal punto di vista ambientale. Ecco, noi siamo a presidio di quelle aree, ma siamo anche a presidio delle aree metropolitane, delle grandi città. Naturalmente la nostra azione viene calibrata a seconda di quelle che sono le esigenze che il territorio ci chiede. Nelle grandi città purtroppo prevale l'azione repressiva, cioè prevale l'intervento quando già il reato in danno all'ambiente si è verificato. E ritornare indietro, tutti qui siete addetti ai lavori, lo sapete, è veramente difficilissimo. Diversa è l'azione che facciamo nei centri più lontani dalle grandi aree metropolitane. È una vera e propria polizia di prossimità, la situazione contingente ce ne dà l'occasione, cioè quella di stare vicino a questa gente, di accompagnarla nel rispetto delle regole a tutela dell'ambiente. Nelle grandi città però siamo anche a presidio di queste che oggi qui chiamiamo infrastrutture verdi, vere e proprie infrastrutture verdi. E può sembrare strano tra verde, bosco, foresta e città. Foresta da foris, qualcosa che viene da lontano, da fuori, forestiero, qualcosa che viene da distante. Però oggi questa distanza deve necessariamente azzerarsi, il bosco deve entrare in città, le aree verdi debbono entrare in città, perché si è parlato, è stata una costante questa mattina da parte di tutti i relatori, della funzione multidisciplinare delle aree verdi, del bosco, ma delle aree verdi in città. E noi sappiamo quella che è l'importanza delle aree verdi, soprattutto per la riduzione principalmente delle emissioni di CO2 in atmosfera e quindi per migliorare la qualità del clima e della salute. Vedete, come carabinieri forestali su questo siamo molto impegnati perché è partito proprio l'anno scorso il terzo inventario nazionale forestale e dei serbatoi di carbonio, dove tutti i forestali d'Italia partecipano allo studio e all'individuazione della quantità di aree verdi collegate al conteggio delle CO2. Sono dati poi che vengono riversati al Ministero dell'Ambiente, che le utilizza in sede internazionale per verificare quelli che sono gli impegni assunti con il protocollo di Kyoto. Ma nelle città abbiamo potuto constatare come le aree verdi, i viali alberati hanno un ruolo di riduzione sensibile delle emissioni di inquinamento dell'aria. In un viale alberato di una città media l'emissione si abbatte addirittura del 50%. Ma poi, come si diceva prima, le aree verdi contribuiscono anche a svolgere un ruolo di socializzazione, ma ci sono studi clinici anche che attribuiscono alle aree verdi questa importante funzione di riduzione dell'aggressività degli individui, dello stress, quindi è molto importante. Per quanto riguarda l'area romana e metropolitana, il CUFA, che è il comando di vertice
dei carabinieri della specialità forestale, il Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari, ha stipulato proprio un protocollo d'intesa con il Comune di Roma, con Roma Capitale, per quanto riguarda la pineta di Castelfusano, che è scenario costante di aggressioni e crimini in danno all'ambiente, primo fra tutti gli incendi, che sono spesso incendi dolosi che distruggono verde, distruggono biodiversità e a cascata distruggono proprio quella rete sociale che contribuisce al benessere della collettività. Ecco, in quell'area noi siamo intervenuti con una task force in collaborazione con Roma Capitale e con altre forze di polizia per aumentare la vigilanza e il presidio di quell'area così delicata dal punto di vista degli ecosistemi e della biodiversità, non soltanto a tutela del patrimonio naturalistico, ma soprattutto a garanzia di una maggiore sicurezza per il territorio.